riemergono dalla polvere i manoscritti del fondo musicale della Cattedrale di Bologna. Grazie al contributo del Rotary Bologna Ovest è stato possibile procedere al recupero e alla catalogazione di un ricco patrimonio musicale, soprattutto del Settecento e dell'Ottocento, composto dai maestri di cappella della Chiesa Cattedrale di San Pietro, materiale assolutamente inedito, oggi custodito presso l'archivio arcivescovile. Il musicologo Lars Magnus Vass Puchol ha pazientemente recuperato i manoscritti, curandone la manutenzione e la schedatura. Lunedì sera a Villa San Giacomo, nel corso di una serata evento, è stato presentato non solo lo stato di avanzamento dei lavori, ma si è potuta apprezzare anche una prima esecuzione di alcuni dei brani recuperati. Tra gli autori presenti nell'archivio di San Pietro, Giovanni Battista e Giacomo Cesare Predieri, membri di una illustre famiglia di musicisti, cantanti, compositori e direttori d'orchestra. Antonio Maria Mazzoni, che fu molto attivo nelle cappelle musicali delle chiese bolognesi, vicino anche al mondo dell'opera fin dalla fondazione nel 1763 del Teatro Comunale, e Lorenzo Gibelli, che fu allievo di Padre Martini e che al termine della sua lunga carriera musicale ebbe come allievo Gioacchino Rossini. I brani sono stati presentati da un ensemble della Cappella Musicale Arcivescovile di San Petronio, diretta da Michele Vannelli. Con questo lavoro di recupero e catalogazione si sono poste le premesse per un più approfondito studio della musica bolognese tra il Settecento e l'Ottocento, con preziose annotazioni in alcuni casi anche sugli organici e sulle modalità di esecuzione. L'auspicio è sempre quello che dalle carte polverose recuperate la musica possa ritornare alla funzione per la quale è stata creata. Cantate inni a Dio, cantate inni con arte.